www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. 25esimo anniversario di vita consacrata di Suor Maria Antonella Chaumet. Celebrazione di ringraziamento al Santuario della Madonna dei Miracoli il 21 settembre 2014. La suora rinnova la professione religiosa. Suor Maria Antonella, prima della celebrazione eucaristica, depone ai piedi della Madonna dei Miracoli un bouquet che le è stato donato. La religiosa sosta in preghiera. Al rito religioso partecipano le consorelle di Suor Maria Antonella provenienti da Catania e con loro c'è anche la madre generale. Con Suor Maria Antonella c'è anche la madre generale, Suor Maria Annunziata Pistorio.
sia con tutti voi. Oggi è giorno di festa, è il giorno del Signore, domenica, ma in questo giorno particolare vogliamo festeggiare una sposa di Cristo, Suor Maria Antonella Schumann, che 25 anni fa come oggi ha detto il suo sì al Signore proprio in questo tempio domenicano. Appartenente alla congregazione delle suore domenicane del Sacro Cuore, ecco presente qui la Madre Generale che saluto, la vicaria, le consorelle, tutte, tutti insieme, il popolo santo di Dio, i miei confratelli, Padre Antonio e Pierenzo, siamo qui a fare festa con te, uniti alla tua bella famiglia, famiglia carnale e la famiglia spirituale che ti ha adottato per questi 25 anni e ti ha preso in tutto e per tutto, ecco, dentro quella stessa spiritualità di quel cuore che ha tanto amato il mondo. E Gesù ancora oggi ci dice: imparate da me, abbiamo tanto da imparare da me, perché sono mite e umile. Ponendoci dinanzi allora alla maestà divina del Signore, offrendo questa santa messa per te, Suor Maria Antonella, per i nonni defunti, paterni e materni, e per le suore della congregazione che ti hanno aiutato nel tuo cammino, ci riconosciamo peccatori. Confesso a Dio dal libro del profeta Isaia.
Cercate il Signore mentre si fa trovare. Invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, tra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio. Gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi.
Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, 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 non abbandonare nessuno. Ed ecco questa parabola
che abbiamo sentito. Il padrone di una vigna che chiama tutti a qualsiasi ora. Ti ha chiamato a te in un'ora ben precisa della tua vita, come ha chiamato me nella vita sacerdotale, come ha chiamato le tue consorelle, come ha chiamato coloro i quali si consacrano al Signore nella vita matrimoniale. Sembra vocazione. Non è che ci dobbiamo fare noi sacerdoti e suore santi e gli altri no. Attenzione, il matrimonio è una via di santificazione che il Signore vi concede, vi dà quando voi sposo e siete qui presenti. E c'è un'ora ben precisa, un giorno ben preciso in cui il Signore ci chiama a lavorare nella sua vigna. Ebbene, il Dio chiama, questo padrone chiama, il bello che pattuisce per un solo denaro, era la paga giornaliera di un lavoratore del tempo. E quindi chiama quelli della prima ora, magari verso le 5, le 6 del mattino, non è specificato, perché poi scende e chiama quelli delle 9, fino a mezzogiorno. Andate a lavorare, che fate lì? Li chiama quelli dell'undicesima ora, alle ore 17, dell'ultima ora, ma tutti pattuiscono per un denaro, per un soldo. Che cosa avviene al momento della paga? Beh, l'umanità lì si fa avanti. Quando il padrone inizia dagli ultimi a pagarli alla stessa misura con cui hanno pattuito i primi cominciano a ribellarsi. Perché? Noi abbiamo lavorato tutta la giornata, loro all'ultima ora ci fanno meglio di noi. Il padrone è Dio, la vigna è la Chiesa, gli operai siamo noi. Dio chiama tutti senza fare preferenza di persone, pagandoci tutti alla stessa maniera. Guardate che cosa avviene. Colui che è operaio della prima ora si ribella quasi quasi. E il padrone, che è Dio, dice: ma forse che io non posso fare quello che voglio? Abbiamo pattuito per una moneta, così anche gli altri. Perché ti ribelli? Forse perché vedi che io sono buono, attenzione. Perché dalla bontà di Dio scaturisce la gelosia e l'invidia nel malvagio. Fateci caso, la parola di Dio è che sempre lui. Quando si opera il nome di Dio, si fanno le cose in nome di Dio e riescono, perché è Dio che opera attraverso il suo popolo, c'è sempre quello che deve puntare il dito, che ha sempre invidia, che deve criticare, che deve denigrare, che deve buttare a terra l'operato di Dio. Ma l'operato di Dio non ci andrà mai a terra, semmai ci va a terra quello che denigra l'operato di Dio, perché Dio porta a compimento l'opera che inizia sempre e continuamente, e non si contraddice mai. Non è come quell'uomo che può mettere le mani all'arato e si volge indietro, che ti può dire sì e poi ti dice no. Anche perché, come ci dice Isaia, le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Certo, su ciascuno di noi Dio ha posto un zelo che noi dobbiamo alimentare, far crescere con la vita di grazia, come l'ha posto nel cuore di Suor Maria Antonella, nel cuore di Padre Ignazio, nel cuore di ciascuno di noi. Sta a noi alimentarlo con la grazia di Dio, e questo seme deve crescere nella vigna del Signore per portare frutto.
perché se stiamo nella linea del Signore non ci stiamo per noi, ma per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, per aiutare anche coloro che non riescono a crescere, magari sostenendoli, partecipando alle gioie e dolori l'uno degli altri. Perché lo scopo della nostra vita qual è, Suor Maria? Lo scopo della nostra vita è quello che ci dice San Paolo: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Morire a noi stessi per far vivere Lui. Viviamo noi nella vigna del Signore per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Questa è la finalità per cui il Signore ci sceglie. Siamo strumenti. Posso dire la parola? Inutili. Dio si serve di noi. Madre Teresa di Calcutta diceva: fa, Signore, che io possa essere come la matita nelle tue mani. Quando ti serve, prendi, scrivi e poi cosa. La beata Madre Speranza di Gesù diceva con un'altra cosa: fa, Signore, che io possa essere come una scopa. Utilizzami per togliere la sporcizia e poi mettimi dentro un sottoscala dove nessuno mi vede, dove nessuno mi considera. Siamo servi inutili, ma attenzione, gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. È la logica di Dio che non si contraddice e che scrive tutto nel suo santo libro. Allora veramente per me vivere Cristo e morire un guadagno. L'augurio da parte mia e penso da parte di tutti è che tu possa sempre progredire in santità e giustizia per tutti i giorni della tua vita verso il tuo sposo, portando avanti sempre e comunque ciò che lui ti chiede, volontà di Dio, fammi soffrire. Fao, Signore, che io compi sempre e comunque la tua volontà, anche quando non la capisco, anche quando non la comprendo. Auguri. Ci mettiamo in piedi. Adesso, alle mani della Madre Generale, solo per la sua professione, io, Suor Maria Antonella Schumer, ad onore di Dio, spinta dalla ferma volontà di consacrarmi più intimamente a Lui, nelle tue mani, Madre Maria Annunziata Pistorio, seguo Gesù per tutta la vita e rinnovo i voti di castità, povertà, obbedienza, secondo la regola di Sant'Agostino e le costituzioni delle suore domenicane del Sacro Cuore di Gesù, e mi do a questa famiglia totalmente, affinché con la grazia dello Spirito Santo e l'aiuto della Beata Vergine Maria e del Santo Patriarca Domenico tenda alla perfetta carità nel servizio di Dio e della Chiesa. Suor Maria Antonella, la gioia di confermare dopo 25 anni la sua consacrazione al tuo servizio, accoglie il nostro umile ringraziamento e conferma in lei il santo proposito di dedicarsi sempre più sulla via della perfetta carità, alla lode del tuo nome e alla salvezza dei fratelli, nella santa predicazione del Padre Domenico per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen. Bene, adesso facciamo la nostra professione di fede. Credo che in un solo Dio, perdonato, incoraggiato a vivere il Vangelo, preghiamo. Per ogni famiglia chiamata a trasmettere il dono prezioso della fede, perché i genitori educhino le nuove generazioni allo stile dell'accoglienza e della condivisione, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i giovani che guardano il mondo dal lato del lavoro con grande speranza per il loro futuro, perché siano rispettate le attese e i diritti di ogni lavoratore, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi qui riuniti, perché attraverso la celebrazione eucaristica domenicale superiamo ogni forma di durezza e brevità di giustizia e di bontà, aperti al dialogo dell'amore tra Dio e l'uomo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, per Sor Maria Antonella, preghiamo per i suoi 25 anni, che diventino 50, di vederci qui alle nozze d'oro, qua, va bene, e perché anche la congregazione del Suore Domenicano di Sacro Cuore, ecco, possano crescere e nascere vocazioni alla vita consacrata. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, che ci concedi la possibilità di amare, rinnovando in noi il dono della salvezza, aiutaci ad avere i tuoi pensieri, a comportarci in modo degno del Vangelo, a glorificare in noi il Cristo che vi regna nei secoli dei secoli. Amen.
avete per credere il vostro sacrificio. Sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, Signore, con i doni che ti presentiamo la rinnovata fedeltà della nostra sorella Suor Maria Antonella, e con la forza dello Spirito Santo rendila sempre più conforme all'immagine del tuo Dilettissimo Figlio, per Cristo nostro Signore.
Mistero della fede. Thank you.
non solo a Suor Maria Antonella, anche alle altre consorelle che hanno celebrato il 50esimo, 60esimo e addirittura una suora ancora vivente, 75 anni, segno di grande fedeltà al Signore e soprattutto di grande gioia in questa dedizione al Signore. Alle reverende suore che ricordano con gioia il loro giubileo di professione religiosa tra le suore domenicane del Sacro Cuore di Gesù, il Sommo Pontefice Papa Francesco rivolge il suo benaugurante saluto e, invocando dal Signore abbondanti doni spirituali per un rinnovato impegno di fedeltà alla divina chiamata e di dedizione al servizio della Chiesa, di cuore in parte a ciascuna, e oggi in particolare a Suor Maria Antonella, l'implorata benedizione apostolica che volentieri estende a lei, alle consorelle, ai congiunti e a quanti condividono la loro letizia spirituale. Dal Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Affinché la mia fedeltà al Signore sia possibile.
istante della mia vita. Il Sacro Cuore mi ha attratto a sé ed io oggi, per sua grazia, sono felice. La Vergine dei Miracoli del Rosario e il Santo Padre Domenico mi prendono per mano e mi guidano sul sentiero che porta Gesù. Grazie, Signore, per il tuo amore e la tua fedeltà. Taglio della torta e la vicinanza di mamma e papà. Già la torta, c'è stato il taglio della torta. Un suo augurio a Suor Maria Antonella. Perché sia perseverante nella fede, nella speranza e nella carità. Contento? Contentissimo. Ecco, una battuta finale di questo 25esimo di vita religiosa di tua figlia. Una battuta finale. La mia gioia
veramente al Signore prima e poi alla mia famiglia e a tutti gli amici. Terminata la cerimonia religiosa nel santuario della Madonna dei Miracoli, e allora i convenuti hanno festeggiato in un momento di fraternità e di convivialità Suor Maria Antonella Sciumè. Castelloincantato.it. La notizia.